Sì, oggi veramente è il primo passo per colorare questa città che aveva vissuto tanti anni tristi e bui. La villa comunale c'è. Il primo tratto, quello compreso fra l'hotel Miramare e la Cassa Armonica, è stato restituito a Castellammare il 25 marzo, una data annunciata quasi un mese fa dal sindaco Pannullo e rispettata dalla ditta, la RF Appalti. Per il secondo tratto, quello di via Mazzini, bisognerà attendere maggio, come previsto dalla proroga concessa dalla Regione. E proprio la Regione ha battezzato la nuova villa comunale con l'intervento del presidente Vincenzo De Luca, che, affiancato dal primo cittadino stabiese, ha percorso il parco pubblico. I primi colori di Castellammare, come il verde delle aiuole perfettamente curate, iniziano a splendere. Sta ora agli stabiesi e all'amministrazione mantenerli brillanti. È impensabile presidiare militarmente una città o presidiare militarmente la villa. Ribadisco il concetto, io ho una straordinaria fiducia negli stabiesi e conto soprattutto su di loro. La fiducia riposta negli stabiesi è un concetto espresso anche sul palco allestito in collaborazione con l'ASCOM davanti al governatore De Luca e a centinaia di cittadini, tra questi anche gli ex lavoratori di Terme. È un primo passo, però adesso permettetemi di farlo. Oggi è il momento anche di un appello a tutti i cittadini stabiesi, perché questa villa possa funzionare, perché questa villa possa essere sempre in grado di splendere. È bene che ciascuno di noi e l'amministrazione farà la sua parte con la vigilanza, le sanzioni ai trasgressori, ma non basta. Oggi è il momento che ciascuno di noi si tenga per mano e possa davvero custodire questo patrimonio straordinario che abbiamo noi, la villa comunale. Quella di villa comunale, come annuncia il sindaco, sarà soltanto la prima di una serie di inaugurazioni. Non è solo villa comunale, ma c'è anche il tratto di via De Gasperi che verrà ultimato fra pochi giorni. Abbiamo risolto i problemi che avevamo per la biblioteca e di qui a qualche tempo anche la biblioteca sarà riconsegnata alla città.